Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video dedicato alla pratica del radicamento. Una pratica molto importante che riguarda gli esercizi di base, gli esercizi fondamentali del lavoro pratico in sé. Sul sito trovate le musiche di accompagnamento per stare centrati e radicare, visualizzando le radici, che si ripartono dai piedi o dal chakra radice sulla base della posizione. Inoltre è possibile ballare, danzare, aprire la propria energia, liberare quindi la propria energia, aprirsi alla vitalità e portare attenzione al movimento fisico. Quindi attraverso la danza, che può essere fatta anche per pochi minuti al giorno, possiamo liberare la nostra energia e quindi quell'irrigidimento fisico dovuto magari alle tante ore seduti davanti al PC o comunque il poco movimento, questo poi si muove tutto di nuovo, tutta l'energia del corpo viene liberata. Questo è un esercizio molto semplice che si può fare, quindi si può radicare anche ballando, soprattutto nel movimento. Presto attenzione al contatto dei piedi con il pavimento, con il suolo, e nel frattempo mi apro alla connessione con la madre terra, aumento la mia vitalità, porto attenzione al respiro, al movimento fisico e sono presente in ogni movimento del corpo, tendendo verso la grazia, verso l'armonia, verso l'alta vibrazione. Questo è quello che si può fare. Centrandomi nel respiro, entro in connessione con la madre terra, chiedo il permesso per entrare in contatto e ricevo la sua energia dal basso verso l'alto. Attraverso il respiro entro in contatto, ricevo, rilascio in gratitudine. Questo ancora si può fare. Per cui il radicamento è tanto, non soltanto quindi il semplice contatto, ma molto molto di più, che ha a che fare con tutto il corpo. La consapevolezza nel corpo fisico, la consapevolezza della propria posizione su questo piano, l'ancoraggio alla realtà, l'equilibrio, la stabilità degli alberi che viene acquisita tramite la connessione e tramite anche la visualizzazione delle radici, come se fossimo dei tronchi degli alberi che si espandono verso l'alto una volta che hanno ben affondato le radici nella terra e quindi sono stabili, sono in equilibrio e anche questo lavora tantissimo per il nostro equilibrio interno e sulla modalità di affrontare le situazioni nella nostra vita. Io vi saluto e vi ringrazio per essere stati qui con me in questo video. Se avete ulteriori domande, potete sempre scriverci una mail a info@essereilcambiamento.it oppure alla nostra pagina su Facebook. Grazie a tutti, buona pratica di radicamento in modo creativo. A presto.